400 metri di pista perfettamente asfaltata tra rettilinei, curve, stop e linee tratteggiate. Nell'Alta Padovana c'è una pista tra le poche in Italia omologate per l'educazione stradale. Una pista nata dalla passione di un imprenditore che l'ha realizzata convinto che dare la possibilità a bambini e ragazzi di guidare biciclette, moto, go-kart e ora anche monopattini in totale sicurezza sia il contesto ideale per applicare la teoria e far crescere cittadini migliori. La pista si trova a Campodarsego, qui che un ragazzo abbia 6 anni o ne abbia 15, gli bastano davvero una manciata di minuti per imparare a mettere in pratica tutte le regole di base dell'educazione stradale. Noi partiamo dalle scuole materne che possono fare un percorso a piedi, perciò imparare la segnaletica, cosa vuol dire, sia verticale che orizzontale, e fanno dei percorsi, camminano attorno alla pista. Sanno che per andare per la strada bisogna tenere la destra. I bambini più piccoli sono quelli che imparano prima il comportamento corretto. Per i più grandi è importante trasmettere anche la conoscenza tecnica del mezzo. Di cominciare ad andare per la strada, l'uso della bicicletta, di andare alla destra, di indossare protezione di sicurezza, fino ad arrivare all'età fatidica dei 14 anni, che c'è l'uso del ciclomotore. Ora c'è anche il monopattino di gran moda, ma il fatto che sia un mezzo divertente non autorizza a usarlo con superficialità. Guarda che il monopattino si incentivano tanto economicamente, ma è molto pericoloso. Bisogna saperlo usare. Investire nella sicurezza stradale, nel rendere più responsabili i nostri ragazzi, perché sappiano rispettare le strade senza averne paura, è una garanzia per il futuro delle nostre comunità. Ti ricordo una cosa, che un po' di proventi delle multe andrebbero anche per queste cose qua. E invece qua i soldi non ci sono mai e dopo ci lamentiamo e dopo ci meravigliamo e dopo piangiamo quando succede un incidente. Fare un po' di pratica su un impianto in sicurezza penso che sia l'ideale per la vita. Adesso non abbiamo capito questo. Sicurezza, regole ma anche divertimento, guidare in un ambiente sereno, senza pericoli e senza distrazioni. Un bel modo per trascorrere qualche ora con la famiglia nello stesso tempo pensando al proprio futuro.